Dante Alighieri. Firenze, 1265, Ravenna, 1321. È stato il principale poeta e scrittore della letteratura italiana del 2-300, nonché uno dei principali autori della nostra tradizione. Nella sua opera si è dedicato ai più diversi generi letterari, dalla poesia lirica a quella comica, dalla poesia religiosa a quella dottrinale, senza dimenticare i trattati linguistici, filosofici e politici, in volgare e in latino. La Divina Commedia è a tutt'oggi l'opera della letteratura italiana più famosa nel mondo, vantando numerose traduzioni nelle più diverse lingue, studi e monografie. A livello globale, Dante, diminutivo di Durante, nacque tra il 15 maggio e il 15 giugno del 1265 a Firenze, in una data imprecisata. Anche se sappiamo da lui stesso che era del segno zodiacale dei Gemelli, Paradiso capitolo 22. Il padre, Alighiero II di Bellincione, apparteneva alla piccola nobiltà cittadina e discendeva da un certo Cacciaguida, che il poeta indica come suo antenato e combattente nella seconda crociata, Paradiso capitolo 15, mentre la madre era Bella degli Abati. Poco sappiamo della prima infanzia di Dante, se non che nel 1277 il padre lo promise in sposo a Gemma Donati, con cui sarebbe convolato a nozze nel 1285 a 20 anni, e che era imparentata con Corso, Forese e Piccarda. I Donati erano tradizionalmente vicini al partito dei Guelfi Neri. Dal matrimonio nacquero diversi figli, tra cui Pietro e Jacopo, che furono tra i primi commentatori della commedia, una Antonia, poi monaca, pare, col nome di Suor Beatrice, e forse un Giovanni. Siamo poco informati anche della formazione culturale del futuro poeta, che probabilmente studiò retorica con Brunetto Latini, da lui indicato quale suo maestro in Inferno capitolo 15, e fece un viaggio negli anni giovanili a Bologna, dove forse assisté ad alcune lezioni di medicina nello studio della città. Sul fatto non ci sono però conferme, salvo la discreta competenza mostrata dallo scrittore in campo medico, specie nella commedia. Ugualmente ferrato doveva essere anche nell'arte figurativa, in Purgatorio capitolo 7 usa con proprietà i termini tecnici dei colori della pittura, e nella musica, come dimostra l'amicizia col cantore Casella, Purgatorio capitolo 2, e col liutaio Bellacqua, Purgatorio capitolo 4. Anche se di tali attività non sappiamo nulla di preciso. Certo il giovane Dante doveva frequentare gli ambienti colti e raffinati di Firenze, allora centro politico e culturale di prima grandezza nell'Italia del centro-nord, e presto conobbe Guido Cavalcanti, con cui strinse una profonda amicizia, fino a formare con lui il sodalizio poetico noto come la Scuola del Dolce Stil Novo. Guido, più vecchio di lui di qualche anno, doveva avere già una discreta fama come poeta e come pensatore, era forse seguace dell'epicureismo, come il padre Cavalcante, ed esercitò senz'altro una certa influenza poetica sul giovane Dante, che almeno all'inizio lo prese a modello. Sempre negli anni giovanili si colloca l'incontro e l'amore per Beatrice, identificata storicamente con Bice, figlia di Folco Portinari, per la quale scrisse le prime poesie, anche se tale vicenda amorosa dovette mescolarsi ad altre relazioni con altre donne fiorentine, di cui si ha traccia nelle rime e nella Vita Nuova. Beatrice sarebbe morta assai giovane nel 1290 e negli anni immediatamente seguenti Dante compose appunto il libello giovanile della Vita Nuova, che narra in forme stilizzate e allegoriche la storia di quell'amore. Più o meno negli stessi anni prese parte come cavaliere alla battaglia di Campaldino, 1289, combattuta contro i ghibellini di Arezzo e conclusasi con la vittoria dei Guelfi di Firenze. La morte di Beatrice gettò Dante in un profondo sconforto, che da un lato lo spinse a cercare consolazione nella relazione con altre donne, ad esempio la donna gentile di cui si parla nella Vita Nuova, o la Petra cantata nelle cosiddette rime petrosse. Dall'altro a sperimentare nuove forme letterarie molto lontane dallo Stil Nuovo, tra cui rientra anche la tensione con Forese Donati, uno scambio polemico,
di sonetti di stile decisamente comico. Negli stessi anni maturò anche un nuovo interesse per gli studi filosofici e in particolare per la filosofia antica, come dichiarato dallo stesso Dante nel Convivio. Dove anzi la donna gentile verrà reinterpretata come allegoria proprio della filosofia? Il frutto di questi studi furono alcune canzoni di argomento dottrinale, che in seguito il poeta raccolse nel Convivio e che scrisse probabilmente negli anni 90 del XIII secolo, anche con l'intento di dimostrare una raggiunta maturità poetica rispetto al periodo giovanile. Le rime filosofiche riflettono anche un probabile accostamento di Dante a posizioni vicine all'averroismo e un certo allontanamento dalle posizioni più ortodosse della teologia cristiana. Fatto da lui in seguito indicato come il traviamento che lo porterà, forse, allo smarrimento nella selva oscura della commedia, e che gli sarà rimproverato da Beatrice nel poema. Nel 1295 i cambiamenti agli ordinamenti di Gianno della Bella. Del 1293, consentirono l'ingresso anche ai nobili nella vita politica del comune di Firenze, a condizione che si iscrivessero ad una delle corporazioni cittadine. Così Dante ne approfittò, entrando nell'arte dei medici e degli speziali e intraprendendo così l'attività politica. Militò nei Guelfi Bianchi come l'amico Cavalcanti e occupò varie magistrature del governo cittadino, sino a ricoprire la carica di priore nel bimestre dal 15 giugno al 15 agosto 1300. Fu allora che dovette, a malincuore, decretare l'esilio di Cavalcanti in seguito alla zuffa di Calen di Maggio coi neri. Dante era cresciuto in una Firenze traumatizzata dalla sconfitta dei Guelfi a Montaperti, 1260, e in cui i ghibellini erano stati cacciati per sempre, dopo la vittoria a Benevento, 1266. Il partito guelfo si era diviso nelle due fazioni dei bianchi, che si battevano per l'indipendenza politica della città, e si raccoglievano intorno alla famiglia dei Cerchi. E quella dei neri, vicini alla famiglia dei Donati e favorevoli invece all'ingerenza di Papa Bonifacio VIII, nelle vicende fiorentine. Pare anzi che la magistratura dei priori fosse stata creata proprio allo scopo di sedare le discordie cittadine tra i due partiti. Fu in quest'ottica che essa decise l'allontanamento da Firenze dei capi più accesi delle due fazioni, tra cui appunto rientravano Cavalcanti e Corso Donati. Il primo fu per qualche tempo a Sarzana e poi rientrò a Firenze, poco prima della morte avvenuta nel 1300. Nel 1301, Dante fu inviato come ambasciatore a Roma, o forse ad Anagni, per sondare le intenzioni di Papa Bonifacio VIII, all'avvicinarsi a Firenze del finto paciaro Carlo di Valois. Il poeta era ancora nel Lazio, quando il Valois, entrato nella città toscana, favorì, con un colpo di mano la presa di potere dei neri. Essi ripresero il potere, con uccisioni e soprusi a danno dei bianchi, molti dei quali vennero esiliati con accuse pretestuose. Identico destino toccò a Dante, colpito dal provvedimento di esilio mentre era sulla strada del ritorno, 17 gennaio 1302. Egli venne accusato di baratteria, ovvero di essersi fatto corrompere quando era al governo per assumere provvedimenti non dovuti, accusa senz'altro falsa. Dante non si presentò a Firenze, e una successiva sentenza, il 10 marzo, lo condannò all'esilio perpetuo, con minaccia di morte sul rogo, se fosse caduto in potere del comune. Il poeta non sarebbe mai più rientrato nella sua città e iniziò da allora la sua vita di esule, che lo portò in varie corti del nord Italia e lo spinse a porsi al servizio di diversi signori, condizione da lui sofferta come umiliante e in contrasto con la precedente vita indipendente di uomo delle istituzioni comunali. Prima del 1304 sperò di poter rientrare a Firenze unendosi ad altri fuoriusciti che progettavano un'iniziativa militare, ma poi se ne staccò, non condividendo la loro linea e non partecipando alla rovinosa battaglia della Lastra, 1304, risoasi con la sconfitta degli esuli bianchi. Siamo poco informati dei suoi spostamenti negli anni sino al 1310,
fu ospite degli Scaligeri a Verona e dei Malaspina, ma è certo che in questo periodo si dedicò alla stesura di alcune delle sue opere in prosa più importanti, il Convivio, il De Vulgari Eloquentia e, più tardi, la Monarchia. Già dal 1307 ha iniziato la composizione della Commedia, il poema che ne avrebbe consacrato la fama immortale e che proseguì sino a pochi mesi dalla morte. L'esilio segnò uno spartiacque fondamentale nella sua vicenda umana e letteraria, poiché tale esperienza ampliò di molto i suoi orizzonti politici e lo portò a contatto con ambienti e luoghi molto diversi da quelli in cui era vissuto prima. In quegli anni elaborò un'ideologia politica che individuava nella monarchia universale dell'impero il potere centrale che, a suo dire, doveva assicurare la giustizia e sanare i mali dell'Italia. La discesa in Italia nel 1310 dell'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, deciso a ristabilire la sua autorità sui comuni dell'Italia settentrionale, accese in Dante nuove speranze di poter rientrare a Firenze. In quest'occasione scrisse alcune delle sue epistole più famose, come quella contro gli scelleratissimi fiorentini, sesta, e soprattutto quella indirizzata allo stesso Arrigo, settima, esortandolo a rompere gli indugi e stroncare la resistenza di Firenze, che si era posta alla testa dei comuni guelfi che si opponevano all'avanzata dell'imperatore. La morte improvvisa di questi nel 1313 a Buonconvento, vicino a Siena, cancellò le ultime speranze di tornare e fu forse in questo frangente o poco dopo che Dante scrisse il Trattato sulla Monarchia. Per ribadire il ruolo centrale che l'impero doveva assumere come potere secolare indipendente dalla Chiesa. Nel 1315 un'amnistia concessa dal comune ai fuoriusciti gli offriva la possibilità di porre fine all'esilio, ma a condizioni umilianti: ammettere le sue colpe, pagare una multa e trascorrere una notte in carcere, che egli sdegnosamente rifiutò. Fu l'ultima occasione di rientrare a Firenze, dal momento che il governo dei Neri ribadì la sua condanna a morte, estesa ormai anche ai figli, e la confisca di tutti i beni della famiglia. Negli ultimi anni della vita Dante fu a Verona, dove ormai era al servizio di Can Grande della Scala. A lui è indirizzata l'epistola tredicesima, con cui gli dedicava il Paradiso. E a Ravenna, alle dipendenze di Guido Novello da Polenta. Qui avrebbe ricevuto l'invito da parte dello studioso Giovanni del Virgilio a recarsi a Bologna, per ricevere l'incoronazione poetica, invito declinato in quanto sperava di ricevere l'onore a Firenze. Nell'occasione scrisse le due egloghe in latino. Morì nel 1321 per i postumi di febbri malariche contratte mentre era di ritorno da un viaggio diplomatico a Venezia e fu sepolto in un'arca presso il tempio di S. Pier Maggiore, che poi si disse di S. Francesco. Le sue spoglie rimasero tumulate a Ravenna, nonostante alcuni tentativi promossi dai fiorentini per riportarle nella città natale a cui i ravennati si opposero sempre fermamente. Il poeta avrebbe ultimato la Commedia pochi mesi prima della morte e secondo una nota leggenda, ripresa anche da Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante. Gli ultimi 13 canti del Paradiso sarebbero stati ritrovati dal figlio Jacopo, dopo un sogno rivelatore, in cui l'anima del padre gli indicava la loro esatta posizione. Del grande poeta non ci è comunque rimasto alcun autografo.